per evitare un eventuale commissariamento. Per noi della vecchia generazione sono stati i partiti a formarci, a guidarci, ad invogliarci ad assumere ruoli politici. Qui a Sant'Andrea tantissimi giovani frequentavano con assiduità le sezioni del PSI, del PCI, della Democrazia Cristiana. Pur nella diversità delle idee e di concepire la politica, c'era scontro e confronto. E dopo la contrapposizione elettorale si riprendevano i rapporti di civile convivenza e si ritornava a dialogare. Certo, lo capisco, a molti giovani di oggi mancano questi riferimenti e supporti formativi e di conseguenza è più difficile addentrarsi nei meandri della convulsa politica attuale. Però, senza voler fare il saccente professore, consentitemi di dire che non ci volevano particolari capacità per formare una vera squadra da contrapporre a quella del sindaco Lombero, ma sono di impegno e vera voglia di essere utili. Noi della lista numero 2, siamo delle persone legate per diversi motivi, amicali e parentali, ai candidati della lista numero 1. Abbiamo solo voluto dare legittimità a questa elezione. E credetemi, anche per parenti e amici, non è stato facile esporsi alla critica, alla ironia e persino alla maldicenza. Anche se tutto questo fa parte del gioco democratico quando si assumono impegni pubblici. Vorremmo solo che il tutto avvenisse alla luce del giorno, senza nascondersi dietro nomi anonimi. Versi questi ciarlatani che hanno voglia di mettere in mostra la loro vigliaccheria, il silenzio è la migliore ed unica risposta. Solo una puntualizzazione mi tocca fare su quanto ha scritto uno di questi. Mi accusa di aver sostenuto che l'opposizione uscente ha solo saputo seminare odio. Questa affermazione è totalmente falsa. Con i tre dell'opposizione ho sempre avuto rapporti civili. Non ho mai pronunciato quel giudizio sia oralmente che per iscritto. Ora, detto questo, ora il mio dovere è quello di chiarire l'aspetto della legittimità della nostra missione che rappresenta e l'aspetto anche del commissario. Presentare una lista come la nostra è una procedura legittima, come afferma una sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa che è intervenuto nel 2010 sul ricorso di alcuni elettori. Perché ora più che mai la nostra democrazia è effettivamente attaccata da tentativi populisti e autoritaristici che possono minare le basi democratiche del nostro paese. Io chiedo di esprimere un voto in favore in effetti del progresso e della crescita economica, culturale e morale del nostro paese, dando voce alla rappresentanza del Partito Democratico in Europa, ai suoi candidati e ai suoi programmi. Vi chiedo di dare voce ai valori della democrazia liberale, onorando il nostro passato e la storia dei nostri padri contro ogni forma di populismo. Ad ognuno di noi è data la possibilità di decidere il ruolo che l'Italia giocherà sullo scacchiere europeo. Non sprechiamo quindi questa occasione, non lasciamo che siano gli altri in effetti a decidere. L'Europa sicuramente va riformulata, ma comunque ci ha difesi in ogni caso e garantito 70 anni di pace e di libera circolazione di merci e di persone. Allora l'Europa è una cosa seria. Si termina da un parco da dire. Vabbè, giovane, poi mi spieghi, se ti offro una... L'Europa invece, sì, è una cosa seria, perché
ha la bellezza di 450 milioni di abitanti. Io ho paura, basta. Se c'è stato qualcuno che si può portare per signore, perché sennò veramente no, stiamo superando ogni limite. Allora, il manifesto di Ventotene del 1941 aveva tra le tante intuizioni questa forte affermazione: la linea di divisione tra i partiti progressisti e partiti reazionari cade perciò ormai non lungo la linea formale dello stampo e che risorgano le vecchie assurdità. Cerchiamo di capire che stavamo nella seconda guerra mondiale e questi quattro intellettuali pensano addirittura isolati al futuro che deve superare i nazionalismi e le nazioni e deve produrre una sovranazione che è appunto l'Europa. E quindi vedranno come compito centrale la creazione di un solido Stato internazionale che indirizzeranno verso questo scopo le forze popolari e anche conquistati il potere nazionale lo adopereranno in primissima linea come strumento per realizzare l'unità internazionale. Ecco, allora, se nel 1941 l'idea era di fare... Grazie a Peppino. Si sente, sì? Sì. E mi scuserete se porto con me questa sera, in questo abbraccio con il mio paese, un'aurea di leggerissima incazzatura per come si è svolta un po' la giornata di oggi, che è stata abbastanza tribolata per vari motivi che non sto qui a spiegarvi. Cercherò comunque di spogliarmi da questa veste e di tentare di essere quanto più tranquillo possibile. Debbo iniziare facendo alcune considerazioni su quello che è stato affermato pochi minuti fa da questo balcone, iniziando da alcune parole che mi sono segnato. Il preside Vespucci ha parlato di coerenza. Il preside Vespucci ha detto di essere coerente perché ha sempre seguito un partito politico e ha fatto riferimento a Berlinguer e agli ideali di Berlinguer. Ecco, il mio modo di intendere la coerenza non è quello di avere una tessera in tasca, ma quella di rispettare gli ideali di Berlinguer, che erano quelli di stare vicino ai più bisognosi, in tutti i modi che noi abbiamo fatto in questi 25 anni di politica, in particolare io, Antonio Pedoi. Siamo stati vicino alla gente, abbiamo tentato di dare qualche risposta alla gente ed in qualche caso, anche con una semplice parola di conforto, ci siamo riusciti. Questo significa essere coerenti. Coerenti non significa avere la tessera del PC, del PD in tasca e poi comportarsi in maniera contrapposta a quelli che sono gli ideali della vera sinistra. Il preside Vespucci vi dovrebbe fare la santissima cortesia di dirmi una volta per tutte una cosa di sinistra che è stata fatta da lui a Sant'Andrea di Conte. Che cosa hai fatto tu, uomo di sinistra, a Sant'Andrea di Conte? Ma non quello che ha fatto Gabriele Giorgi. Che cosa hai fatto a Sant'Andrea di Conte come rappresentante di sinistra di Sant'Andrea di Conza, non a scuola, a Sant'Andrea. Che cosa hai fatto a Sant'Andrea, rappresentante storico della sinistra locale? Io ho difficoltà a ricordarmi qualcosa di sinistra come la intendiamo noi. Poi ha parlato di confronto. Ecco, negli ultimi tempi la opposizione si è confrontata solo ed esclusivamente sui social. Invito i carabinieri a non mi disturbare, se no faccio massaio. Stavo dicendo che ha parlato di confronto e sui social da tantissimi mesi a questa parte abbiamo ricevuto degli attacchi indegni
ci hanno accusato, il preside Vespucci ha accusato il sottoscritto che un sindaco che prende 900 euro al mese, perché questo è quando non rinuncia a pigliare l'indennità come è successo nel mio caso, come fa a campare una persona che prende 900 euro al mese, lasciando, intendere che io avessi altri grandi interessi in comune e quindi io potevo campare come una persona normale. Il preside Vespucci non sa che a Sant'Andrea le persone campano anche con 900 euro al mese. Questo lui non lo sa, perché lui non campa con 900 euro al mese. Sprar Salvini, coordinatore Tonio Cassese. Una delle tante cose di sinistra che abbiamo fatto è stata quella di istituire lo Sprar a Sant'Andrea di Conza. Che cosa ha significato istituire lo Sprar a Sant'Andrea di Conza? Ha significato dare un'accoglienza dignitosa a chi è più sfortunato di noi e far lavorare, perché lavorano. Fino a qualche tempo fa la nostra opposizione, in dispregio del lavoro che portavano avanti tantissimi operatori del nostro Sprar, dicevano, ma quelli con 3, 4, 500 euro che cosa fanno? Non è lavoro. A parte il fatto che non guadagnano 4, 500 euro, ma è stato consentito a loro di poter scegliere se con 7, 800 euro al mese decidono di rimanere a Sant'Andrea o andare a fare un'altra esperienza lavorativa fuori. Noi abbiamo consentito anche ai sant'andreani di scegliere: potete rimanere a Sant'Andrea e quindi occuparvi di chi è più bisognoso in questo modo qua, o di fare altre scelte. Questo è stato consentito dall'amministrazione d'Angola, per tornare ai fatti e per dimostrare che la vera sinistra questo fa, non dice, questo fa. La Lega. Noi, come ha evidenziato bene prima Antonio, abbiamo una composizione politica variegata, perché abbiamo sempre creduto che il confronto serio, leale, aperto, porti solo e semplicemente ad un miglioramento culturale, politico e sociale. Non ci sottraiamo al confronto con alcuna forza politica. E abbiamo intenzione di confrontarci con tutte le forze politiche, anche con la Lega, perché confrontarsi con la Lega non significa essere della Lega. Io sono di sinistra, ma sono onorato di confrontarmi con tutte le forze politiche e anche con lui. Se per il preside Vespucci questa è una diminuzione, una, non so come definirla, per me è una crescita culturale, perché io ho intenzione di confrontarmi con tutte le associazioni, con tutte le forze politiche, perché quello che si deve fare in una piccola comunità è proprio questo. Non possiamo erigere muri come hanno fatto loro, non possiamo consentire a nessuno di erigere muri in una piccola comunità come una nostra, perché questo non serve. Non serve a noi sant'andreani e non serve a nessun altro paesino, e non è un modo per poter avere una crescita sociale e politica importante. Infine, il preside Vespucci ha testualmente detto: caro sindaco d'Angola, ti offro. Ricordate il re che offriva al vassallo la possibilità di salire sullo scalino per poter parlare con lui? Preside Vespucci ancora non ha capito che siamo entrambi laureati. Il preside Vespucci dovrebbe scendere dallo scalino e stare un pochettino in mezzo alla gente e confrontarsi con tutte le persone, pure con Peppino Andrisani, che a Peppino gli ha detto che è un imbecille. Questa è la capacità politica seria di un uomo delle istituzioni, quella di potersi confrontare e parlare con tutte le persone di Sant'Andrea, non con chi solo ha una laurea o con chi potrebbe eventualmente poter avere i numeri, secondo il bravo Vespucci, per potersi confrontare. Io voglio fermarmi qua, non voglio infierire su questi bravi ragazzi, perché
è del tutto inutile, l'ha spiegato bene Peppino Andreoli, che si partisse dal centro storico più bello del mondo, che è il nostro centro storico. Abbiamo intenzione di rivitalizzare il nostro centro storico per metterci delle attività produttive. Abbiamo intenzione di mettere uno sportello per l'Europa, lo stanno facendo in tantissimi centri, in tantissime città. Che cosa ci garantisce lo sportello per l'Europa? A proposito di bandi europei, questo Vespucci non lo sa, ma glielo dico io. Questo sportello ci garantisce di interloquire direttamente con l'Europa e di attingere che le nostre attività commerciali hanno bisogno anche della persona che in macchina se viene a pigliare un caffè. Io non posso, ma lo possiamo fare dopo un certo orario sicuramente, ma se ci mettiamo un poco di buonsenso tutti, io credo che il problema sul corso riusciamo a risolvere senza tutti questi, questi algoritmi. Io poi vorrei che si riattivasse la centralità politica di Sant'Andrea. Sono 10 anni che faccio il sindaco, conosco un poco tutti gli amici sindaci, Alto Calore, Comunità Montana. Facciamo le cose in ordine. Comunità Montana. Io credo che Sant'Andrea già ha un ruolo guida, perché io sono assessore al personale della Comunità Montana, ma dobbiamo uscire con ancora più forza e autorevolezza. E in Comunità Montana Sant'Andrea si batterà per stabilizzare gli operatori a tempo determinato. Gli operai che lavorano in Comunità Montana non possono campare, non possono vivere con 6 mesi di stipendio. Dobbiamo tentare di dare un lavoro che possa coprire tutti e 365 giorni. In Comunità Montana il secondo passaggio da fare saranno le nuove assunzioni, perché tante persone, anche con la quota 100, tanti operai andranno in pensione, e sarà mia cura, e gli operai mi conoscono che quando dico una cosa la faccio, sarà quella di tentare di far assumere altri operai, e credo che nell'arco di un annetto riusciremo a farlo. L'ospedale di Sant'Angelo, ringraziando tutti i bravissimi operatori che stanno all'interno di quella struttura, io credo che dopo la chiusura del pronto soccorso dell'ospedale di Pescopagà, se qualcuno di noi dovesse sentirsi male stasera, noi siamo a fare un segno alla croce. Ci dobbiamo fare solo il segno della croce, perché il pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Angelo non è in grado di gestire grosse emergenze. Se qualcuno si dovesse sentire male, ci portano o ad Avellino o ad Ariano Irpino. Ma noi si mi ci offesca in questa zona non possiamo avere un ospedale, non dico un ospedale, ma un pronto soccorso serio che ci possa accogliere, ci possa assistere in maniera dignitosa. Grazie. Questa sarà una battaglia che Sant'Andrea, insieme a tutti gli altri paesini, porterà avanti. Dobbiamo assolutamente potenziare il pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Angelo. Oramai la gente tende proprio di non passarci più e di andare direttamente a Melfi, a Potenza, ad Avellino. Ma noi dobbiamo restare a vivere in queste zone, in queste condizioni? Credo di no. Spero di no. Alto Calore. L'Alto Calore si trova super indebitata perché negli anni passati è stato fatto di tutto. Consulenze, operai, quadri. È stato fatto di tutto, di più, da tutte le forze politiche. Da tutte le forze politiche. Siamo in una situazione che non è più gestibile in questo modo, perché l'Alto Calore sta tentando di riparare tutti questi errori aumentando le bollette ai cittadini. Una cosa più semplice, che è la cosa più sbagliata da fare, ovviamente, perché l'acqua è nostra, la prendo dalle nostre sorgenti, ed è anche giusto che non siano vessati ulteriormente i cittadini. Io credo che la soluzione degna per questo tipo di problematica possa essere solo una. Ed è un po' quella che ha portato avanti la CGL, mi ha rubato un po' l'idea, è quella di un'azienda speciale, quindi la titolarità dell'Alto Calore deve rimanere in capo pubblica, la gestione delle reti e la gestione quindi di tutte le reti idriche deve essere messa a bando ed eventualmente può essere gestita anche da un privato, quindi il pubblico controlla che il privato faccia tutto quello che deve fare in maniera seria. Questa è la soluzione per l'Alto Calore e questa è la soluzione che Sant'Andrea porterà ai tavoli di concertazione, di contrattazione con tutti i sindaci e con l'Alto Calore.
Ato rifiuti. Vi ho detto l'altra volta che ci hanno finanziato una macchina mangia umido che trasforma l'umido in compost. Questo è un grossissimo successo di questa amministrazione. Pochissime altre sono riuscite ad avere questo macchinario e avremmo un risparmio di spesa importante. Chi dovrà gestire tutto il piano di raccolta differenziata? È un ente, un consorzio che si chiama Ato Rifiuti. Se non stiamo attenti e se non andiamo con la cazzimma che invece noi abbiamo ai tavoli di concertazione del lato rifiuti, questi fra qualche anno ci propineranno un ennesimo aumento delle bollette. E noi che abbiamo la possibilità di chiudere il ciclo integrato dei rifiuti, prima del campo sperimentale, scusatemi, il consorzio dei servizi sociali. Da un po' di anni a questa parte, i servizi sociali, quindi l'assistenza ai disabili, agli anziani, il contributo alle famiglie indigenti, deve per legge essere gestito ed erogato dal consorzio dei servizi sociali. Negli ultimi tempi si è fatto un grosso errore al consorzio dei servizi sociali perché si è pensato alla stabilizzazione del personale e non si è pensato invece ad efficientare il servizio e si è stati costretti in tantissimi casi per lunghissimi mesi a non avere un'assistenza dignitosa agli anziani e ai disabili. Questo non ce lo possiamo consentire perché sappiamo che in ogni casa di noi tutti ci sta un anziano o una persona malata. Questo è un argomento importantissimo e anche all'interno del consorzio dei servizi sociali Sant'Andrea dirà la sua e lo dirà anche questa volta con un atteggiamento di sinistra partendo dai bisogni dai reali bisogni della gente. Sul campo sperimentale Peppino Donato prima ha detto qualcosina, sul campo sperimentale dovete sapere che in questi anni la parte che non è gestita dal privato, dall'avvocato Scolamiro, era invasa da amianto, quindi l'altra parte, non quella dell'avvocato Scolamiro. E su mia sollecitazione quasi settimanale, siamo arrivati a smaltire tutto l'amianto che copriva tutte le tubazioni, i depositi. Siamo arrivati quindi a smaltire e a togliere tutto l'Eternit dalle strutture e dall'interno del campo sperimentale. Questo è un lavoro che è stato concluso da qualche giorno. Ci sarà quindi la possibilità di gestire il campo sperimentale. Io credo che lo debba fare un privato, perché il comune non è in condizione e non è in grado di gestire, non ha le risorse economiche per poterlo fare. Mi auguro che ci sia un imprenditore del posto che parteciperà ad un bando pubblico e sono sicurissimo che interverrà anche sul campo sperimentale con tutte le iniziative di tipo agricolo che stanno facendo nei comuni limitrofi, che hanno un'estensione territoriale diversa rispetto alla nostra, direi abbastanza completa. Stiamo valutando l'opportunità di avvalerci di una società privata che possa vigilare sui beni comunali e quindi la NOT ci sarà, non so se la Cosmopol o qualsiasi altra società, che darà una mano a vigilare a che le strutture private non subiscano danni e nello stesso tempo potrà segnalare all'autorità, ai carabinieri e ai vigili ovviamente, eventuali malintenzionati. Sul progetto pilota, questo è un progetto di cui se ne è discusso poco nelle nostre comunità. Sto quasi per chiudere, vi vedo infreddoliti, 3 minuti e chiudiamo. Sul progetto pilota che cos'è? Progetto pilota sono tutti una serie di finanziamenti che su aree, tra virgolette, depresse, cioè dove ci stanno dei tassi occupazionali di crescita molto bassi, che sono stati individuati in tutta Italia, quindi sia in Piemonte, in Lombardia, fino ad arrivare alla Sicilia, che sono oggetto di attività sperimentale, cioè lo Stato centrale ha detto, voi sindaci vi diamo tot soldi, sperimentate nuovi servizi per far sì che possiate attirare nuovi residenti, possiate quindi sperimentare la gestione di nuovi servizi per attirare nuovi residenti. Questo è un progetto molto molto importante e anche in questo caso Sant'Andrea dirà
dirà e farà la propria parte, così come abbiamo tentato di farla fino adesso. Gli unici finanziamenti che sono arrivati sul progetto pilota sono stati destinati all'ospedale di Bisaccia, che è una buona struttura, e i prossimi investimenti dovranno, mi auguro, interessare sia il pronto soccorso sia l'ospedale di Sant'Angelo che la gestione dei servizi sociali, perché da qui bisogna partire per dare una gestione associata dei servizi, una gestione associata e dignitosa di tutti i servizi alle persone. Concludo, che non voglio più annoiarvi, dicendovi che la pagina che stiamo scrivendo, io vorrei scriverla e la stiamo scrivendo tutti insieme, è la vera pagina dell'unità. L'ha detto bene prima Peppino Andreone. Questa mancata contrapposizione ci dà la possibilità, oltre che di entrare nella storia al sottoscritto, perché sarei il primo sindaco ad aver rivestito questo ruolo per 3 volte consecutive, ma è la possibilità di vedere tutta la comunità unita. E sono io che invito il preside Vespucci e tutti gli altri a venire a collaborare con noi, come ha già fatto prima Antonio. Perché questa amministrazione non ha eretto muri nei confronti di nessuno ed ha sempre chiesto a tutte le associazioni e a tutti i partiti: se avete delle idee, venitecele a proporre. Siamo qua, a braccia aperte, discutiamo, sediamo e realizziamo soprattutto un facile chiacchiere. Pertanto io concludo dicendovi: andate a votare, votate la lista numero 1, votate Pompeo D'Angola per il bene di Sant'Andrea. Grazie mille e buona serata a tutti. Bravi! Bravi!